sciacque, mostra a Monte Brandone dove per la prima volta furono esposti dai folli opere del grande pittore Marcheggiani. Una mostra al Casinò di Sanremo, quando il professor Orvieto, presidente dei Critici d'Arte Italiani, morì. Ore dell'anziano professore, le opere che erano nate dal loro colloquiale. Non fu una commemorazione funebre, ma venne anche la fanfara dei bersaglieri di Ascoli a festeggiare. Sale nel 1997, nell'aprile, Raimondo Sbaffoni, per questo suo libro, chiamò tre amici degli artisti Danilo Tomassetti, Annunzio Fumagalli e Nazareno Tomassetti. Il professor Mario Bucci, docente di museologia all'Università di Pisa, nonché storico dell'arte, e i due grandi cantanti amici della cantina, Ambra Vespasiani ed Ettore Nova. Quella che doveva essere una normale presentazione si trasformò in una basilica di vele, sacra e profana, a ricordare la famiglia e la sensualità dell'amore. Due navate, l'una con altari e statue di Nazareno Tomassetti, l'altra con i dipinti di Annunzia e foglie come racconti nella stanza a volare, con musica di Ambra. Roteanti di lucida follia, voce che istinto sublime in nube, come del cielo isola di Malta, cavaliere come un libro leggenda.
con altari, stato di Nazareno, Tomasse, Ambra, Wood, che rende corpo mare tempestoso, alla quale le vorresti dire basta, non lacerare più il mio animo.